Le piramidi di Giza, famose in tutto il mondo, sono una delle principali attrazioni dell'Egitto. Miti, leggende e misteri circondano le piramidi. Storici e archeologi di tutto il mondo hanno lavorato per decenni per risolvere questi misteri. Come sono state costruite le imponenti piramidi? Da dove venivano le pietre? Come sono state trasportate? Queste sono solo alcune delle domande per le quali non ci sono ancora risposte. Molto è ancora oggi solo speculazione. Tuttavia un mistero sembra essere risolto ora. I ricercatori vogliono scoprire che aspetto avessero le piramidi di Giza quando furono appena completate tanti anni fa. Questi esperti hanno passato molti anni a setacciare le prove per arrivare a questa conclusione e oggi vorremmo presentarvi le loro scoperte. Prima di entrare nel merito, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre rimani fino alla fine se vuoi scoprire qualcosa sull'Egitto che ti garantiamo non hai mai sentito prima. Le piramidi di Giza si trovano a circa mezz'ora di macchina dal centro del Cairo. Ci sono 6 piramidi che i visitatori della zona non possono perdere. Le piramidi giganti sono l'unica delle 7 meraviglie del mondo antico che sono ancora in piedi, dato che tutte le altre sono svanite con il tempo. Sono una delle più famose meraviglie del mondo mai create dall'uomo. Nel 1979 queste piramidi sono state incluse nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Originariamente la Grande Piramide di Giza, conosciuta anche come Piramide di Cheope, era alta 146 metri. Ha una superficie di 53.000 metri quadrati, è l'equivalente di 9 campi da calcio. Costruite circa 4.500 anni fa, le piramidi erano destinate a guidare i faraoni nell'aldilà dopo la loro morte, secondo la storia ufficiale. Oggi si può vedere dall'esterno solo le pietre calcaree della piramide. Secondo le ricerche, le piramidi erano ricoperte di pietra arenaria levigata. Queste assicuravano una superficie liscia e davano alle piramidi un aspetto ancora più nobile e magnifico. L'arenaria levigata è stata erosa nel tempo e utilizzata per costruire altri edifici, ma tutti quegli anni fa le piramidi avrebbero avuto un aspetto davvero notevole, anche se ancora oggi sono bellissime, ma un po' meno. Un mito sulle piramidi di Giza è che si dice che siano state costruite da schiavi. Questa voce risale probabilmente allo storico greco Erodoto, che scoprì il sito di costruzione nel 450 a.C. I sacerdoti gli dissero che gli schiavi avevano costruito le piramidi, ma ci sono prove che questo non può essere vero. Piuttosto, le piramidi furono costruiti da lavoratori altamente qualificati e ben nutriti. È così che gli storici hanno trovato i resti di migliaia di ossi di bovini a Giza. Così, il manzo sembra essere stato un cibo comune per i lavoratori. I lavoratori erano quindi in buona salute mentre costruivano le strutture. Inoltre, sono state scoperte delle tombe proprio accanto alle piramidi. Queste erano il luogo di riposo finale dei costruttori di piramidi. Non ci potevano essere tombe di schiave così vicino alle piramidi, perché questo onore non sarebbe mai stato concesso a loro. Questo dimostra che le persone che hanno costruito le piramidi erano membri ben rispettati della società, non schiavi. Erodoto ha anche parlato di almeno 100.000 lavoratori alle piramidi. Secondo le ultime scoperte, anche questo numero non è corretto. Si trattava di circa 10.000 persone che lavoravano alle piramidi. Tra loro c'erano artigiani ben addestrati, lavoratori manuali e anche cuochi e addetti alle pulizie. È incredibile che la gente di quel tempo sia stata in grado di costruire una struttura così grande. Non possedevano ancora macchine, gru o escavatori. Per molto tempo è stato un mistero su come gli antichi egizi abbiano compiuto questa impresa inimmaginabile. Prove circostanziali di altre piramidi costruite più tardi hanno dato agli archeologi indizi sulle tecniche di costruzione. Queste prove suggeriscono che le piramidi furono costruite usando rampe giganti. Si crede che gli operai usassero queste rampe per spingere o tirare le pietre massicce, che erano per lo più fatte di calcare o granito, sempre più in alto fino a raggiungere finalmente la cima della piramide. Gli archeologi sono riusciti a trovare i resti di una rampa ascendente a nord di Luxor, a Hatnub. Vicino alla rampa ci sono fori di pali ai lati di 2 scale con una pendenza fino al 20%. Questo porta alla conclusione che rocce grandi e pesanti venivano spostate in salita su scivoli.
Gli esperti internazionali non hanno dubbi che gli antichi egizi usavano slitte e corde per spostare le pietre su rampe. L'unica incertezza è come queste rampe sarebbero state implementate specificamente e anche come le pietre sarebbero state realisticamente spostate da semplici esseri umani. Ci sono anche molte incisioni e rappresentazioni pittoriche nelle pietre che mostrano la vita quotidiana dei lavoratori della costruzione. Questo supporta l'ipotesi degli storici. Se si volesse costruire una tale piramide oggi, anche le più grandi imprese di costruzione raggiungerebbero i loro limiti logistici. Più di 2,6 milioni di blocchi di pietra dovrebbero essere trasportati, ognuno dei quali pesa 2,5 tonnellate. Il solo procurarsi questi blocchi di pietra sarebbe un compito gigantesco e la costruzione di una tale piramide richiederebbe una buona mezza decade anche oggi. Anche se si può supporre che i costruttori della grande piramide abbiano usato delle rampe, ci sono ancora misteri irrisolti. Più alta è una piramide, più lunghe devono essere state le rampe. La piramide di Cheope era alta 146 metri. Se la pendenza non deve essere superiore al 5 o 20%, la rampa doveva essere così lunga che finiva per avere 10 volte la massa della piramide. Sarebbe stata lunga circa 2 miglia, altrimenti avrebbe dovuto avvolgersi intorno alla piramide. Il che significa che le rampe non potevano essere l'unico mezzo per trasportare i blocchi in cima alla piramide. Pertanto, l'egittologo e ingegnere Frank Mueller Romer ipotizza che ci fossero rampe su tutti i lati della piramide. Tutti i lati lavoravano allo stesso tempo. Inoltre le rampe dovevano essere molto più ripide di quanto ipotizzato. In aggiunta, i massi sono stati tirati su con dei cavi. Più le rampe sono ripide, meno spazio occupano. Inoltre, almeno nella parte inferiore della rampa, si potevano costruire due rampe sui rispettivi lati. Un'altra possibile teoria è che le ossa del bestiame che sono state menzionate in precedenza potrebbero non essere state strettamente utilizzate per alimentare le opere. Invece è possibile che il bestiame abbia tirato i blocchi, piuttosto che gli esseri umani o le corde. Se si considera che una mucca tipica può tirare circa 7.000 libbre di peso, e sappiamo che ognuno dei blocchi utilizzati per costruire le piramidi avrebbe pesato circa 5.500 libbre, è ragionevole supporre che il bestiame potrebbe essere stato responsabile nell'aiutare gli umani a tirare i blocchi in cima. Il problema è che non si sa quale conoscenza avessero effettivamente gli antichi egizi in termini di competenza nella costruzione. Nel IV secolo d.C., Alessandro Magno distrusse quasi tutta la conoscenza accumulata dagli egiziani. Pertanto non si sa realmente quanto gli egiziani sapessero e con quali conoscenze fossero in grado di costruire piramidi così gigantesche. Piramidi più recenti suggeriscono che gli egizi erano molto avanti rispetto al loro tempo. Avevano un vantaggio gigantesco in termini di conoscenza rispetto agli altri popoli del loro tempo. Questo corrisponde all'idea che la piramide di Cheope è alta il doppio della sua base. Viceversa, questo significa che gli antichi egizi dovevano conoscere il numero pi greco e lavorare con questo numero. Tuttavia il numero pi greco non era ancora stato scoperto, almeno non per quanto ne sappiamo. Il punto successivo è che Giza non è solo una piramide. Se si parla delle piramidi di Giza, ci si riferisce a un totale di 6 piramidi. Ci sono le tre piccole piramidi delle regine, la piramide di Menkaure, la piramide di Khefren e la piramide di Khufu, conosciuta come la Grande Piramide. Anche se tutte e 6 le piramidi fanno parte delle piramidi di Giza, ciò che si intende generalmente è ovviamente la Grande Piramide. Molte persone che non hanno ancora visto le piramidi di Giza con i propri occhi, ma solo in foto, credono che siano in mezzo al deserto. La maggior parte delle immagini suggerisce questo, ma è una falsità. Si trovano sul bordo del deserto, proprio accanto agli edifici, alberghi e ristoranti della città di Giza. Le piramidi servirono come tomba per 3 faraoni, secondo gli storici e gli egittologi. Tuttavia la Grande Piramide era più di una semplice tomba, se davvero è una tomba. Era anche una meridiana gigante. Costruita con grande abilità, le ombre proiettate sui segni nelle pietre potevano effettivamente dire l'ora del giorno, e le piramidi potevano indicare solstizi ed equinozi e aiutare gli egiziani a organizzare l'anno. Gli egiziani usavano le stelle per costruire le piramidi. Le piramidi furono costruite con un'incredibile precisione matematica. Per determinare la direzione nord-sud, i costruttori usavano le costellazioni Grande Carro e Piccolo Carro. La precisione matematica è sorprendente. I singoli blocchi di pietra sono tagliati con una precisione di 0,2 mm. Una lama di rasoio si inserisce appena tra le file di pietre. Anche le fondamenta della piramide impressionano per la loro sorprendente precisione. Si discostano al massimo di 16 mm dall'orizzontale. Questo è un risultato straordinario considerando che la lunghezza del bordo inferiore è di circa 230 metri. Gli angoli retti sono lavorati con maestria e precisione.
sono così precisi che anche con la tecnologia laser assistita come è disponibile oggi, non sarebbe possibile lavorarli in modo più preciso. E ora immaginate che queste prodezze siano state compiute da un popolo che, quando fu posta la prima pietra della piramide, gli archeologi dicono che non conosceva ancora i vantaggi di una ruota. Ancora più sorprendente è che, contrariamente a tutte le aspettative, la piramide non ha 4 lati. In verità, la piramide di Cheope ha 8 lati. Questo la rende l'unica piramide egizia che ha questa peculiarità. Tuttavia, questa caratteristica si vede raramente in altri edifici o progetti. Solo all'alba o al tramonto dell'equinozio si possono vedere gli 8 lati dall'alto. Questa caratteristica della grande piramide di Giza è visibile solo in 2 giorni all'anno. Solo una parte dell'interno della grande piramide di Giza è stata esplorata. Una camera al centro della piramide è stata trovata con l'aiuto di scanner digitali, ma nessuno vi è ancora entrato. Ci sono tonnellate di porte e passaggi segreti nella piramide per fermare qualsiasi ladro di tombe. È molto probabile che tutti i tesori della piramide non saranno mai scoperti. Molte persone credono che la piramide di Giza non sia solo la più grande, ma anche la più alta piramide del mondo. Ma questo è sbagliato. Più grande in volume è la grande piramide di Cholula in Messico. La sua base è di 160.000 km², 3 volte la dimensione della base della piramide di Giza. Certo, la piramide di Giza è incredibilmente impressionante, ma questa non è stata la prima piramide costruita nell'antico Egitto. La prima piramide fu quella a gradoni del faraone Djoser a Saqqara. Fino al tempo del suo regno, le tombe dei faraoni egiziani erano piatte. Fu costruita circa 4.700 anni fa, è alta 62,5 metri ed è la 9ª più alta di tutte le piramidi egiziane. Una caratteristica speciale è che non ha una base quadrata come la maggior parte delle altre. Quindi ci siamo. Oggi abbiamo rivelato diversi segreti sulle piramidi egiziane che probabilmente non conoscevi. Come nota a margine, sapevi che non c'è mai stata alcuna conferma che le piramidi siano mai state usate come tombe? Sì, gli storici vorrebbero farti credere che le piramidi sono il luogo di riposo eterno degli ex leader egiziani. Tuttavia, in base a ciò che gli archeologi hanno trovato all'interno delle piramidi, nessuna di esse ha mai ospitato una mummia di qualsiasi tipo. Le uniche mummie e faraoni sono stati trovati fuori dalle piramidi, quindi questo pone molte più domande che risposte. Com'è nata questa teoria? E se le piramidi non sono camere di sepoltura giganti, a che scopo servivano? Sfortunatamente, a causa dell'incendio della biblioteca di Alessandria, probabilmente non sapremo mai con certezza a cosa sarebbero servite le piramidi, né scopriremo mai come sono state veramente costruite. Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti. Ci sono così tante voci e speculazioni che circondano le piramidi che può essere difficile sapere cosa è vero e cosa no. Hai mai visitato le piramidi? Ti piacerebbe visitarle? Come pensi che siano state costruite le piramidi? Scrivici la tua opinione nei commenti. Grazie per aver guardato. Clicca su uno dei video extra sul tuo schermo e guarda un altro video emozionante. Se ti è piaciuto il video, per favore mettici un pollice in su. E per non perderti più nuovi video, clicca su iscriviti e ci rivedremo presto.